Che cosa è successo oggi sui giornali? La cosa fondamentale, alcuni giornali hanno titolato con scarsa fantasia la domenica delle salme invece che delle palme, facendo questo gioco di parole, se volete un po' macabro, ma che rende l'idea dei 45 morti uccisi e trucidati da due kamikaze ieri in Egitto. I morti sono cristiani copti, che sono una delle minoranze più importanti dell'Egitto. Su 92 milioni di egiziani, 8 milioni, 9 milioni sono cristiani copti e vengono ricercati uno a uno. Vivere da cristiani in Egitto è una cosa incredibile, difficilissima. In realtà, oggi forse l'approfondimento più interessante è quello che riguarda l'atteggiamento del nuovo presidente, cioè il nuovo presidente, il presidente al-Sisi, che è un presidente che ha nei confronti dei cristiani un atteggiamento più moderato rispetto ai suoi predecessori, certamente i fratelli musulmani che tanto piacevano ad Obama e alle primavere arabe. Fu al-Sisi ad andare a Natale alla messa dei cristiani. Insomma, questo non toglie che sia una persecuzione incredibile, una persecuzione che noi occidentali raramente guardiamo con attenzione, anzi, soltanto il giorno dopo ce ne accorgiamo. Non so se ci sono su questi bambini, morti, donne, vecchie, le stesse star attente per i bimbi uccisi dai raid di Assad. Sono esseri umani anche questi, ma forse i cristiani fanno meno notizia quando vengono ammazzati in Oriente, motivo per il quale con Matrix facciamo una puntata proprio sulla persecuzione dei cristiani orientali, di cui sono molto orgoglioso. Giuliano Ferrara oggi sul Foglio parla di fake strike, non fake news, non notizie false, ma missili falsi, quelli mandati da Trump in Siria contro Assad. Ferrara non ama Trump, ogni occasione è buona per attaccare Trump, dice che anche questo strike, anche questa missione è finta, come tutte le notizie che hanno portato l'impostore come dice Ferrara, a guidare gli Stati Uniti. Impostore non lo è, perché ha vinto, nonostante Ferrara, la gara per diventare presidente della Repubblica Americana e non solo, anche presidente candidato dai repubblicani. Vorrei ricordare a Ferrara che nel 2015 forse non era fake strike, ma fake movement, quello della portaerei del suo amato Obama, che si fermò a poche miglia dalla costa siriana facendo finta di fare il fenomeno e poi non bombardò, anche perché fece bene a non farlo, perché quei gas che denunciavano essere stati lanciati da Assad, pare non fossero stati lanciati da Assad nel 2013. Il fatto fa uno scoop, come si suol dire, cioè lo scoop sarebbe quello del fatto che il nuovo editore dell'Unità, un certo Pessina costruttore, sarebbe stato agevolato in alcuni appalti dell'ENI in Kazakistan da Renzi e Bonifazi. Boh, staremo a vedere se questo è vero, certo la buttano lì come notiziona. Terzo tema della giornata, pare che questo del fatto che è tutto da verificare, è il Movimento 5 Stelle. Beh, il Movimento 5 Stelle, dopo la convention di Casaleggio, ci sono un sacco di considerazioni su quello che diventerà nel futuro, ma una cosa vale e non c'è sui giornali perché non poteva essercelo, cioè il ricorso della sindaca di Genova che è stata esclusa dalle comunarie dopo averle vinte da Grillo, sindaca che ha fatto ricorso ai giudici di Genova e questa mattina i giudici hanno dato ragione alla sindaca contro Grillo. Bene, io trovo che questa sia una cosa incredibile. Sapete quanto sono poco tenero nei confronti del Movimento 5 Stelle, che è un movimento che mi fa orrore, ma mi fa orrore proprio per questo, perché la legalità che loro vogliono imporre è una legalità di carte, una legalità di TAR, una legalità amministrativa, e la legalità del TAR che blocca dopo 5.000 autorizzazioni la costruzione del tubo a Lecce. E perciò io penso molto banalmente che a decidere il leader del Movimento 5 Stelle a Genova, con procedure che si danno da soli, che possono più o meno rispettate, sia e rimanga Grillo. Quindi Grillo ha tutto il diritto di decidere chi sia, dal suo punto di vista, il candidato sindaco a Genova. L'idea che un giudice lo debba decidere per lui mi fa orrore. Mi sembra come possiamo dire, il paradiso del grillismo contro i grillini, e non vedo perché a questo punto essere dalla loro parte, dei giudici in questo caso. Voglio dire, le leggi italiane sono incredibili. L'altra questione che però mi riguarda direttamente, perché ho letto i giornali e che hanno un certo interesse, è come diventerà il Movimento 5 Stelle. Il pezzo migliore oggi lo ha fatto, secondo me, Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, sul Foglio del lunedì, in cui dice che il Movimento 5 Stelle ormai è diventato per tutti i gusti, alla carta, c'è cioè il grillino borghese, il grillino deluso, il grillino accademico, il grillino della prima ora, il grillino antelittera, ma insomma è molto divertente raccontare tutte le tipologie del grillismo, che fa specie, che fa paio con un altro articolo oggi, mi sembra, sul Corriere della Sera, in cui si dice che il Movimento 5 Stelle
come un po' la Democrazia Cristiana prende voti da tutti. Becchi, che conosce bene il Movimento 5 Stelle, dice che se il Movimento 5 Stelle mette la cravatta, come nel caso di Casaleggio e della convention di Ivrea, perde le scarpe. Insomma, è molto chiaro quello che dice Becchi: se invitate il capo della Trilateral italiana nella vostra convention a Ivrea, è difficile che possiate fare il movimento di lotta, siete molto più di governo che di lotta. Le 50 sfumature di grillismo, dice Rasa, Becchi, e poi un'altra cosa che non riguarda quei giornali, ma riguarda con Lorenzo Codogno, ex uomo del Tesoro, oggi analista economico, che in un suo report molto ascoltato dei mercati finanziari dice: attenzione, perché il Movimento 5 Stelle ha mollato la sua velleità di uscire dall'euro, e questo è molto importante per i mercati, e quindi bisogna tenere in considerazione questa novità economica, insomma, del nuovo Movimento 5 Stelle in doppio petto. Sul fatto la Bindi annuncia di lasciare dopo 23 anni la politica alla fine di questa legislatura, io non ci credo, vedremo se sarà vero. Igor è l'uomo che stanno cercando in tutta il Ferrarese, intervista della Sgarbi, che è di quelle zone in cui diceva che è difficile trovare, in quelle paludi bonificate dal fascismo. La cosa più divertente oggi ce l'ha la nuova Ferrara, il giornale locale, che dice che Igor non si chiama Igor ma Ezechiele. Sembra di stare in una trama di Pulp Fiction. 800 militari, dicono i giornali, pronti per acchiapparlo. Dice Sallusti, in un fondo molto interessante: questo è il paese in cui non riescono a acchiappare Ezechiele, Igor, e lo lasciano andare via dopo averlo tenuto 2-3 giorni in un CIE, in un centro di espulsione. Ma è il paese che c'ha la guardia di finanza che fa la multa a una parrucchiera perché si mette a posto i capelli e non si batte lo scontrino, fanno la multa alle mamme che fanno il panino con la marmellata nel parco per i loro bambini. Perché la guardia di finanza è così rigida con le regole con noi ed è così molle quando tocca espellere qualcuno? Una domanda senza risposta, anzi la risposta voi la conoscete bene: è questo paese che è forte, forte con noi italiani che abbiamo tutti i beni al sole, così debole con coloro che i beni al sole non ce l'hanno. Un saluto, vado a preparare Matrix e ci vediamo domani sera, mi raccomando, con Matrix, e domani mattina ovviamente con la zuppa di porro. Ciao!